Oggi finalmente torniamo a parlare di fotovoltaico. Ciao a tutti e bentornati su AndreaPiccinelli.net. Oggi aggiungiamo l'ennesimo tassello alla nostra guida sull'ecobonus, tornando a parlare finalmente del nostro argomento preferito, cioè del fotovoltaico. Sì, perché dopo tutta la dissertazione sui requisiti per accedere all'ecobonus, chi può accedere, dove, come, quando, perché, gli interventi trainanti, il sisma bonus, eccetera, finalmente siamo giunti al momento in cui chiariamo come si può portare in detrazione anche un impianto fotovoltaico sfruttando l'ecobonus. Vi dico anche perché, come ormai saprete se avete seguito questa playlist, il fotovoltaico non può essere portato in detrazione direttamente da solo con l'ecobonus, ma ha bisogno di essere un intervento trainato, e questo avviene in tre casi. Il primo è il caso in cui l'impianto fotovoltaico venga realizzato contestualmente ad altri interventi di efficientamento energetico, tra cui uno degli interventi trainanti, ovvero gli interventi sull'isolamento termico dell'edificio o la sostituzione dell'impianto di riscaldamento. Per i dettagli, visto che non voglio star qui a ripetermi l'ennesima volta, vi consiglio di andare a guardare i video della playlist guida all'ecobonus, dove abbiamo sviscerato tutto il tema degli interventi trainanti. Nel secondo caso invece, l'impianto fotovoltaico può essere portato in detrazione al 110% trainato dal cosiddetto sisma bonus, cioè dagli interventi antisismici o di consolidamento sismico delle strutture. Come vi dicevo nel video sul sisma bonus, è un'eccezione, perché tutti gli altri tipi di interventi di efficientamento energetico non vengono trainati dal sisma bonus. Quella del fotovoltaico è una possibilità in più che è stata scritta esplicitamente nella legge. Terza possibilità, che sinceramente mi lascia ancora qualche dubbio, è quella che prevede la possibilità di portare in detrazione le spese per l'installazione dell'impianto fotovoltaico se questo viene eseguito all'interno di un intervento di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica o nuova costruzione. Vi dicevo che mi lascia ancora qualche perplessità, perché questa possibilità viene fuori dall'interpretazione di un passaggio della legge e quindi anche della circolare che è veramente stato poco approfondito, cioè anche nella circolare, che dovrebbe essere una circolare di chiarimento, gli viene lasciato veramente poco spazio e quindi sembra così un po' buttata lì come possibilità. In più non se ne parla nel capitolo in cui si esaminano le varie casistiche in cui si può portare in detrazione l'impianto, se ne parla solo nel capitolo dei limiti di spesa. Però appunto, prendendo per buono quello che c'è scritto nella parte dei limiti di spesa, si apre questa porta. Vi leggo un attimo il passaggio. Il limite di spesa per l'installazione dell'impianto, ha detto Alfred. Il limite di spesa per l'installazione dell'impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo è ridotto ad euro 1600 per ogni kilowatt di potenza nel caso in cui sia contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica di cui all'articolo 3,1 lettere D, E ed F del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 numero 380. Questo è l'unico punto in cui si parla di questa casistica. Il limite di spesa è più basso rispetto a quello che sarebbe normalmente consentito se fosse un intervento trainato, però comunque anche 1600 euro a kilowatt non sono pochi e magari non vi vanno a coprire l'intera cifra dell'impianto fotovoltaico che installate durante la ristrutturazione o nella nuova costruzione, però un 50, 60, 70% del costo ve lo può anche far portare in detrazione. Quindi, lasciando un attimo da parte questa terza possibilità, diciamo fuori dallo schema, prima condizione fondamentale per portare in detrazione l'impianto fotovoltaico è che venga realizzato come intervento trainato dal sisma bonus oppure dagli interventi di efficientamento energetico, sempre rispettando appunto le condizioni delle date e del salto di due classi energetiche nel caso degli interventi di efficientamento. Dice a circolare: il super bonus spetta infine anche per le seguenti tipologie di interventi: installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiori a 48.000 euro per singola unità immobiliare e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kilowatt di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico. Analizziamo un attimo questa frase. Per poter portare in detrazione l'impianto fotovoltaico, quest'ultimo deve essere realizzato su edificio, i pannelli quindi devono essere installati sulla copertura e collegato alla rete elettrica nazionale attraverso il suo pod, la sua fornitura ovviamente. Insomma, se avete ipotesi strane
strane di installazione, tipo impianti a terra, impianti su strutture del genere, ricovero per le macchine, impianti galleggianti sui laghi come fanno in Cina, o qualsiasi altro tipo di installazione che non preveda l'installazione dei pannelli sulla copertura dell'edificio su cui andate a fare l'intervento di riqualificazione energetica, mettetela da parte, perché quelle idee non sono funzionali a ottenimento dell'incentivo, cioè non possono accedere all'ecobonus. Stesso discorso vale per gli impianti in isola, cioè quelli non connessi alla rete. Se avete in cuor vostro il desiderio di staccarvi dalla rete, la convinzione che questo vi farà risparmiare di più e volevate metterlo in atto sfruttando l'ecobonus, beh, mi dispiace, ma questo non è possibile, perché come vi ho detto prima, gli impianti che possono accedere alla detrazione sono quelli connessi alla rete. E queste erano due condizioni base. Altro limite da rispettare, ovviamente, è il limite di spesa. Ci sono due parametri da rispettare. Uno è il limite di spesa massima per l'intervento, cioè il limite di spesa massima per l'installazione dell'impianto fotovoltaico, e l'altro è il rapporto euro a kilowatt installato, che è poi un rapporto qualità-prezzo. Il primo valore da ricordare è 48.000 euro, che è il limite di spesa massima per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico. L'altro valore da ricordare è 2.400 euro per kilowatt di potenza nominale dell'impianto. Quindi, volendo fare il top del top, quindi l'impianto con i materiali più fighi possibile, quindi al limite proprio 2.400 euro a kilowatt, il massimo di potenza che si può realizzare è un 20 kilowatt, e probabilmente non è scelto a caso questo rapporto. Questo calcolo probabilmente l'avrà fatto anche il legislatore, dal momento che un privato più di 20 kW in teoria non dovrebbe avere, perché sopra i 20 kW entrano in gioco agenzia dogane, tutti dei rapporti commerciali che un privato non può portare avanti con il solo codice fiscale, ma gli serve anche una partita IVA. Sul rapporto 2.400 euro a kilowatt ho speso più di un video parlando appunto del rapporto qualità-prezzo, che bisogna comunque verificare anche se l'impianto in pratica non lo pagherete, però comunque non è corretto acquistare un impianto che vi viene venduto a più di quello che è il suo valore reale. Per tutte queste considerazioni potete andare a dare un'occhiata alla playlist sulla qualità del fotovoltaico, che vi faccio anche passare qui sopra, così fate prima. Comunque, per chiarire meglio il concetto dei limiti di spesa, facciamo un piccolo esempio. Mettiamo che volete realizzare un impianto fotovoltaico da 6 kW. Se la ditta installatrice che vi propone di fare l'operazione vi fa un prezzo complessivo di 12.000 euro, il costo dell'impianto sarà di 2.000 euro a kilowatt, quindi entro il limite di 2.400, il costo complessivo è 12.000, quindi ampiamente entro il limite massimo di spesa, e quindi non c'è assolutamente problema nel realizzare quell'impianto e portarlo poi in detrazione al 110%, se non appunto il fatto che vengano rispettati tutti gli altri requisiti. Se invece, caso sfortunato, prendendo ancora un impianto da 6 kW, la ditta installatrice vi facesse un prezzo finale di 18.000 euro, per esempio, in quel caso il rapporto euro a kilowatt sarebbe di 3.000 euro ogni kilowatt di potenza nominale, e quindi il limite di spesa sarebbe rispettato, perché 18.000 euro è sicuramente inferiore a 48, ma il rapporto limite sarebbe ampiamente superato, perché sforereste di 600 euro a kilowatt. Questo non vuol dire che non possiate accedere all'ecobonus completamente. Questo vuol dire che potrete portare in detrazione al massimo 6 kW per 2.400, e cioè 14.400 euro, il che vuol dire che i restanti 3.600 euro non li potrete portare in detrazione fiscale, ma dovrete metterli fuori di tasca vostra e basta. Quindi, come al solito, occhio ai prezzi, occhio alle qualità dei componenti e soprattutto occhio ai rapporti euro a kilowatt. La legge prevede che insieme al fotovoltaico possa essere installato anche un sistema di accumulo. Questo però ha un limite di spesa a sé. Il superbonus spetta infine anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kilowattora. Ci sono tre informazioni importanti in questa frase. La prima è quella più evidente, cioè il limite di spesa per
l'installazione del sistema di accumulo, che è di 1000 euro a kilowattora, cioè si va giustamente a parametrizzare sulla capacità del sistema di accumulo e non sulla sua potenza nominale, perché sono valori diversi. L'altra informazione è che l'installazione può essere contestuale o successiva alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, ma il terzo punto, che è fondamentale e mi raccomando ricordatevelo perché sbagliare e perdere un investimento è un attimo, si parla di installazione contestuale o successiva agli impianti di fotovoltaici agevolati. Quindi gli unici che possono installare un sistema di accumulo e portarlo in detrazione con l'ecobonus sono coloro che hanno già usufruito dell'ecobonus per l'installazione di un impianto fotovoltaico. Esempio, io realizzo l'impianto fotovoltaico trainato da un altro intervento trainante, ci voglio aggiungere il sistema di accumulo, lo posso fare contestualmente, cioè nello stesso momento, oppure l'anno dopo, entro dicembre 2021, e quindi posso installarlo in fase successiva, perché magari appunto seguendo i consigli di Andrea Piccinelli ho aspettato un anno per vedere se mi serviva o meno. Vi consiglio il video sull'accumulo perché c'è appunto questa mia presa di posizione, è interessante, andate a vederlo se siete in dubbio se acquistare o meno questo tipo di sistema. Altro esempio, se io avessi già un impianto fotovoltaico mio che ho realizzato per i fatti miei 2 anni fa, 10 anni fa, 5 anni fa, non importa, l'importante è che non ho avuto accesso all'ecobonus, non posso neanche volendo installare un sistema di accumulo sfruttando l'ecobonus, perché l'integrazione va fatta su sistemi che hanno usufruito dell'agevolazione del 110%. I sistemi esistenti si attaccano a tram, mi dispiace, ma non possono sfruttare questa possibilità. Una cosa che salta all'occhio di questo capitolo dell'accumulo è che non c'è un limite di spesa per l'accumulo, c'è solo il limite di rapporto 1000 euro a kilowattora. C'è chi ipotizza che si debba restare in quei famosi 48.000 euro, però in realtà si parla di una categoria di intervento diversa, si parla di un tipo di intervento completamente diverso da quello dell'installazione di impianto fotovoltaico. Sembra quindi che non ci sia limite di spesa per l'installazione dei sistemi di accumulo, ma che l'unico limite sia il limite tecnico di necessità del cliente, perché appunto andare ad installare un accumulo esagerato su una fornitura di casa non ha senso e quindi non ha neanche motivo di essere fatto. Questo però lo scoprite soltanto andando a verificare i consumi, le curve di consumo, cioè il grafico dei vostri consumi, quando aumenta, quando cala, se è più alto di notte, se è più alto di giorno, se riuscite a spostare i consumi in qualche modo sfruttando il fotovoltaico. Ecco, questo è un po' il ragionamento che si fa. In teoria la capacità dell'accumulo dovrebbe permettere, uno, che il fotovoltaico riesca a caricarlo tutto, due, che riesca a fare dei cicli di carica e scarica, cioè che non rimanga sempre carico, perché comunque anche in quel caso si danneggia il suo funzionamento. Cioè non è fatto per essere una batteria sempre carica, il sistema di accumulo è fatto per immagazzinare una produzione giornaliera e farvela utilizzare di notte. In più le batterie non è che occupino pochissimo spazio, quindi anche per questo motivo qua, per problemi di ingombri, scomodità varie, occhio sempre che chi vi vende l'impianto, chi vi vende l'accumulo non abbia previsto un accumulo esageratamente sovradimensionato. C'è però un'ultima puntualizzazione da fare che rende veramente importante l'installazione e anche il dimensionamento dell'accumulo, che è questa: l'applicazione della maggiore aliquota è subordinata alla cessione in favore del gestore dei servizi energetici, il GSE SPA, con le modalità di cui all'articolo 13,3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 numero 387 dell'energia non autoconsumata in sito, ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42 bis del decreto legge 30 dicembre 2019 numero 162, convertito con modificazioni della legge 28 febbraio 2020 numero 8. Cosa vuol dire? Che l'energia che immetterete in rete non sarà più vostra, ma la dovrete cedere al GSE attraverso un meccanismo economico che non è ben chiaro, perché questa frase ha messo in crisi gestore di rete, Terna, GSE, tutti noi tecnici
tecnici, insomma, ha creato un grosso buco nero di conoscenza questa condizione della legge, perché appunto non c'è in questo momento, pensandoci, un meccanismo che permetta di fare questo, e soprattutto non è previsto nei modelli per le connessioni. Già nell'iter ordinario è un po' più semplice, perché nell'iter ordinario è il cliente o il tecnico che segue direttamente i rapporti con il GSE. Nell'iter semplificato assolutamente non c'è ancora niente su questo tipo di possibilità. Quindi, una volta capito come vorranno fare, anche i portali non solo del GSE ma anche dei gestori di rete dovranno adeguarsi a questo tipo di possibilità, dovranno prevedere la possibilità di indicare, penso, che l'impianto verrà realizzato sfruttando l'ecobonus. L'unica cosa che mi viene in mente come modalità per fare questo tipo di operazione, cioè di cedere al GSE gratuitamente, tra virgolette, l'energia elettrica che immettete in rete, è quella del ritiro dedicato con cessione parziale, cioè la famosa vendita al netto dell'autoconsumo, che adesso non viene quasi più utilizzata, probabilmente ritornerà in auge con questo provvedimento. Vedremo, perché ancora, nonostante la legge abbia effetto dal 1 di luglio, non c'è ancora una modalità pratica di gestire una richiesta di connessione che prevede l'utilizzo dell'ecobonus. Bene, anche questo video finisce qui, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, se avete appunto anche voi intenzione di installare un impianto fotovoltaico sfruttando i vantaggi dell'ecobonus, come volete sfruttarlo, quali interventi pensate di realizzare per trainare l'impianto, ecobonus, sisma bonus, una nuova costruzione, ristrutturazione, eccetera. Se il video vi è piaciuto ricordatevi di lasciarmi un like, di condividerlo con i vostri amici, se non siete ancora iscritti al canale e volete farlo, ricordatevi che potete cliccare sul tasto iscriviti e sulla campanella. Così rimarrete aggiornati e riceverete una notifica ogni volta che esce un nuovo video, un nuovo post. Se siete parte della community ma volete esserlo ancora di più, volete dei vantaggi, volete essere dietro le quinte, no, non so, adesso dietro le quinte mi sembra un po' presto, però se volete appunto usufruire di uno dei pacchetti di vantaggi che ho scelto per voi, potete cliccare sul tasto abbonati e scegliere una delle tre opzioni. Probabilmente anche la prossima settimana avrò ancora qualche problema nel rispettare i nostri appuntamenti, perché il corso che sto registrando sulle pratiche di connessione di fotovoltaico mi sta richiedendo più tempo del previsto, ma vi prometto che farò il mio meglio per pubblicarvi comunque qualche video. Fatemi sapere nei commenti di questo video se ci sono altri argomenti relativi all'ecobonus che volete trattare, perché altrimenti io mi sa che mi fermo qui. Nel prossimo video ovviamente risponderò alle domande e ai commenti che farete qui sotto, quindi mettetevi giù a scrivere, perché ho capito che il sisma bonus non era proprio un argomento caldo, visto che ho avuto tipo 2 commenti, ma vabbè, sono sicuro che sotto questo video ci saranno più domande e anche più suggerimenti. Nel frattempo io vi do appuntamento al prossimo video, un saluto da andreapicinelli.net.